Delle scimmie. Si parte? Implicando che sarà la scimmia, comunque. Il regno degli animali, ok. Allora, su Battlefield. Io non ho visto proprio il Winner Round 1, tu l'hai visto? Sì. Come è andato? Marco cioè, Game 1 si è suicidato, ma comunque Giorgio ha giocato proprio on point, cazzo, Blue Link Tier. E poi? E poi comunque ha vinto Marco, cioè ha vinto G2-0, quindi bel. Cioè non è una cosa che accade per caso, 2-0. Cioè, a meno che non ti suicidi 4 stock su 4. In quel caso comunque è un tuo errore. Qui intanto vediamo Chimera che parte su Battlefield, mentre invece in Winners Round 1, cioè non so se è Chimera, ma comunque parte su Battlefield. Sì, esatto, ma è più on stream. Comunque al Winners Round 1 hanno giocato entrambi i game su Smashville e sono stati entrambi vinti da G. Magari quindi Chimera deciderà di non andare più su Smashville in seguito a ciò che è successo in precedenza. Mentre però ora si vede, cioè abbiamo questo grande vantaggio da, un buon vantaggio da parte di Chimera. Comunque con grazie al damage output di Link potrebbe variare da un momento all'altro. Ok, quasi il doppio della percentuale. On point. Chimera che si vuole decisamente vendicare. Si vuole riscattare. Di quel, dice, non era vero, era tutto un fluke. per il suo ritorno vuole arrivare in Grand Final. Cazzo, ci sta. Ah, ma non vuole. Credo voglia arrivare prima. Vabbè, almeno in Grand Final, cazzo. Se torni e arrivi ottavo, cioè no, sesto, brutto. Intanto qui, mamma mia, 69-55, quasi un intero stock di vantaggio. G deve cercare di ottenere damage in qualche modo, magari anche stallando la down throw per cercare di fare down throw a pay e farla entrare. Funziona meglio così. Vabbè, sei stallato, certo. Tutte le combo le trovo così, no? Funziona meglio se sei stallato. Sì, non c'è una cosa. Ma come, tu sei di Donkey Kong? Però c'è anche meno hits. Ah, giusto. Ah, però c'è meno hits. Comunque, mamma, sì. Esattamente un intero stock. Esatto. Un intero stock è 2%. Un intero stock è più di 2%. Ok. Forse anche Battlefield. Un ottimo stage. Questo matchup, probabilmente. Probabilmente si migliora. E qui prende il 6B. Attraverso la piattaforma. B-stock, questo si segna. B-stock, questo si segna per il Phantom Smash. Gli MSP ce ne sarebbero stati pochi. Invece, cazzo. Minchia, io ne ho messi 3. 5 bisto. Io ne ho messi 6, mannaggia. Deve arrivare. Nel frattempo abbiamo 3, 6, 9, 12, 15, 18. Più di 20 persone. Very good. Mi sta piacendo questo torneo. Ecco. Si torna su Smashville. Giustamente Giorgio ha vinto entrambi i game round 1 su Smashville. Quindi dice va, ancora andiamo su Smashville e vediamo come va. Smashville che comunque in teoria dovrebbe essere a favore di Corin. L'ho detto così all'inizio. È a favore di Corin, nel senso che Corin è un miglior personaggio. E comunque è uno stage piccolo. Può aiutare. È una stage piccola nel senso che non c'è molto off stage. Che credo che... Link eccella molto. No, voglio dire, scusa, che c'è più off stage. Ok. Quindi Link è meglio. Corin off stage è meglio. Però comunque può chaserlo meglio in uno stage più piccolo. Cioè punire meglio lo spam di proiettili da parte di Link. Dovrebbe. Sì. Ovviamente lo stage più piccolo quindi ha meno esatto. Spazio. Cerca di. Cerca di. Il porcata. Il porcato. Il porca. Che cos'è sta merda? Ok. Cos'è? 68-60. Ok, lo porta 82 juggling situation. Vediamo. Ok. Dai il pivot of smash. Ok, perfetto. Alla situazione allergia, andiamo. Guarda questo neutral B, mio dio, che mossa orribile, ok? Buon salto da parte di G per evitare la pay. Non avrebbe killato, ma sarebbe stato comunque un'ottima mossa in quella situazione. Ah, l'ho ben provato. Madonna. Xaltis, alias Nutini, ancora in chat. 6DB che la bomba esplode, salva. Nair che se non sbaglio sei spaziato correttamente, dovrebbe essere qua. Molto difficile da punire, forse sei possibile. Link, ma il 6DB. Contro Link non è sempre, non lo so, perché ha il rampino. Quindi. Ah no, vabbè. Con Link è difficile da punire il nair di Link. Spaziato bene. Con Link. Ah, scusa, vuoi venire il po'. Sei scemo, ok. Giorgio G deve riuscire a trovare il suo spazio. Deve riuscire a tornare in gioco, visto che Kimmer gli sembra entrato in testa. Sì. Comunque un dei tweet del game one chi non riesce a trovare proprio nessuno. Anche se comunque G è un giocatore molto valido, ma che in certi casi tende a ripetere e a secondo me tende a ripetere spesso dei pattern. Questa cosa la noto
alcune volte. E magari chi mi ha grazie alla sua abilità di download è riuscito a capire questi pattern. Ma poi appunto non ti scori, signor Dio, è inutile. Ok, 143, forse è un aptro, ancora con un po' di regge puoi riuscire a killare. Non ora. Finisce il down air con l'instapill. Smooth. Vedete qui, come sempre, in ogni matchup l'instapill. È un matchup breaker. Matchup breaker, in ogni matchup. Vabbè, Corin è un po' di buona mossa, se lo riesci a chimera si arrabbia moltissimo. Ok, side bees! Un altro B. Ottimo Dragon Fang Shot. Ottimo kill confirm. Cioè quindi si porta chimera sul 2-0. B-stock di nuovo. Era un B-stock. Un altro B-stock. Allora, non dobbiamo più fare B-stock perché hanno segnati 6. Via Marco di calma. Già Marco tipo ha fatto in totale 4 B-stock in questo top 8. 2 con me, 2 con Giorgio. Mio Dio. Chimera is on fire. In questo game 3 sempre su Smashville decide di stare con la sua con il suo pick che si è rivelato vincente, ma al momento io l'op del set B è, eccetto per quel cancel a legge, è davvero una mossa inutile. Dopo hai visto quella cosa del cancel a legge, se fa l'op e scivola può fare subito un'altra mossa, quindi è di cancellarlo. Per fare un po' può anche saltare e fare neutral B e altre mosse frame trap carine. Me lo fa. Ma non è facile. Qui comunque bomba molto utile contro i proiettili di Corin, come contro tutti i proiettili. Io bisogno di un po' d'acqua. Oggi Crono ha meddato contro la bomba. Perché? Ha detto perché la bomba di Link ha fermato il charge shot di Samus. E fa, ma cosa, una bomba del 1400? Sto qua. No, i laser futuristici. Crono fa davvero morire. La top tier della simpatia, lui sarà felice di ascoltare questo se rivedrà un giorno questo streaming. Ok, lì avrebbe potuto provare anche un dare. Madonna, la jab di Link che comba, che puoi setappare in presente quasi ogni cosa. 76-76, G campera sulla piattaforma, giustamente. Prende il suo tempo, come questo computer inizia giornata. La pazienza. Questa scena mi ricorda un... non mi ricordo quale Salty Spittoon. No, non quale Salty Spittoon. Oddio, ok. Quale Palermo Championship, non mi ricordo come cazzo si chiamano i vecchi tornei. Dove ci fu un G Chimera arrivato al Game 5. Bellissimo. Che ha visto la vittoria di Chimera. Che poi ha perso contro Shub. Ok. Potrebbe anche cercare la grab in questo momento. Oh! Ecco il setup di questa. È una flame trap. Parlavo poco fa, credo, con te. Questo setup assurdo di F-Tilt e che i frame prima o poi li prende. Che copre, che credo copra tutto. Sì. Cioè, eccetto un mistiming, proprio credo copra tutto. A meno che non fai drop ledge qualcosa. No, il left it in questo caso. Sì, anche a la roll non muori, credo. Dipende da come si posiziona Link. No, muori e ti prendi. Se però stai a ledge. Lo so perché l'ho sperimentato. Se stai a ledge muori anche. Sì, perché non ci sono prendi. Scazzato. Ciao Vagegia. Se può farti piacere, ho vinto contro Cybel con Sonic. Guarda che salato, mio Dio, si sta mangiando la faccia. Però ho perso contro Chimera. Ok, 67-57. Deve cercare Chimera ovviamente con side B. Side B che non si può fare out of shield ovviamente. Credo. No. Okay. Che frame esce il side B? L'instapin. Sì. Che certo. Sì. Quindi sarebbe un'opzione frame 14 out of shield. Vabbè. Comunque per il range che ha. Oh! Il fail! Fail, si prende la kill su Smash. Quindi 1 a 2. Dani mi prendi una bottiglietta d'acqua naturale. Sei salato, bello. Il ricchione. C'è più soldi. Links, mi prendi una bottiglietta d'acqua. Ale! Ti prendi una bottiglietta d'acqua naturale, ti do là. Una bottiglietta d'acqua naturale, tieni 50. Non prendi la chiave. C'è vero? Ok, si sì, c'è Game 4 Town and City, che è un
Quindi direi uno stage migliore, in generale è un buono stage per me. Ma anche un ottimo stage per Colin, visto che l'ha perso con le sue kill throw. È molto largo. Sì, è molto largo, quindi c'è più. E poi kill è molto bello, visto che Colin killa anche verticalmente. Ok. The shit talk in chat. Ok. Madonna, 5,67. Mi sono distratto un attimo. Ho visto un damage ranking da parte di Corin, che è da parte di Chimera. Veramente assurdo. Ottima presa della bomba qui in aria. Dimostra comunque la sua media esperienza. E comunque dimostra che non ha battuto anche Blue Link a caso in un set. Chimera. Deve. Cercano. No, Gipo ovviamente deve cercare di trovare la grande. Credo che Chimera si sia fermato, dicevo, la lead. Esatto, perché dovrei andarsi avanti. Però mi sento una cosa che devo fare spesso a Chimera, che quando le lead si mette dietro, però non so, che noi dà troppo spazio, specialmente contro personaggi che. Ma alla fine. Proiettili. Prima o poi diciamo che colpisce. Colpisce, guarda, sta continuando a raccare. Sì, ma comunque. Lui non può. Ma in qualche modo non posso spammare i proiettili, in qualche modo dovrò trovare un approccio. È lì che. Oh! La bomba! La bomba è l'instapin. La bomba è il reset, il knockback dell'instapin. No, che no, è poi attaccato. È poi attaccato. Quindi ha applicato il knockback. Quindi ha cambiato i timing. È riuscito a attaccare. Magari se la bomba non sarebbe esplosa, non avrebbe attaccato. Non fosse esplosa. La bomba è attaccata poi. Oh, Serbi. Ma dopo Gesù che continua a parlare con Nutini. Ma bannatelo, Cristo, Loci! Comunque. 0-58, chi me deve trovare i suoi spazi per cercare di giocare in maniera più semplice possibile di stare per partire l'F Smash. Ma viene interrotto per 31% di combo. Mio Dio. Corina è proprio un PG. Top 10, non voglio cazzi. È veramente. Sì, sono la percentuale. No, ma secondo me è top 10. Vediamo se. Comunque il primo hit dell'up B a terra kill davvero ad una percentuale irrisolta. Che comba nell'instapin. Oh, che kill! V-stock! G è fuori. È Chimera. Si passa. Ragazzi, se Shunf perde ci sarà.